Cari amici, vicini, lontani, lontanissimi, perissequi, osservanti, ecco, molto osservanti e pieni di preghiere. Allora, oggi facciamo l'ennesima presentazione di una denuncia che noi abbiamo fatto, di cui molti di voi sono già a conoscenza. La commenteremo anche un'aggiunta che noi abbiamo apportato grazie a alcune considerazioni pubblicate da un noto editorialista, e questa nostra intervista deve servire appunto per chiarire ulteriormente di che si tratta, perché si tratta di una cosa molto grave e che soltanto noi possiamo denunciare. Perché dico soltanto noi? Perché noi sappiamo che questo è un sistema basato sulla menzogna, sul silenzio, sulla reticenza e soprattutto sull'omertà. Questo è un sistema talmente chiaro, talmente evidente, che ha coinvolto anche il cosiddetto movimento delle 5 Stelle, e che potrebbero essere, come dire, le 5 Stalle. Le 5 Stalle è ancora più interessante, o le 7 Merde, cioè c'era quello che diceva, non me la ricordo più, ma comunque, che il calor già mai disperde, ecco quello qua. Allora, perché le 7 Merde sono di vari colori a seconda di quello che hai mangiato. Liride. Esattamente, liride merdosa. Allora, questa faccenda è molto interessante, la denuncia che noi abbiamo portato contro il Granducato di Casaleggio, perché si tratta di una dinastia. Ecco, si tratta di un Granducato. Di un'eredità dinastica. È stata già girata ampiamente, ma nessun giornalista ne ha parlato. No, nessun giornalista di quelli accreditati al regime. Esattamente. Al libro paga del regime. Perché svelando questo marchingegno viene a essere coinvolto tutto il sistema, perché se anche loro si comportano così, loro che si presentano invece come personalità pure, caste, incorruttibili, nati in una conchiglia dal mare, come manco Venere. Fosse Venere, capito? Qualsiasi paragone con vergine a tutti, sì, gli con effetti, con le bellezze dei 5 Stelle è del tutto casuale, Ecco, e allora, siccome la situazione è di questo tipo, allora tutto deve essere sotto silenzio. Qui non si salva nessuno, come diceva il grande Alberto Sordi in uno dei più e dei suoi film più interessanti, intitolato Il Moralista, che io cito sempre perché sono film di denuncia assoluta da parte di quest'uomo, che è stato un grande, che faceva il censore, sì, delle case farmaceutiche, sì, faceva di tutto, faceva. Dopodiché lo beccano col sorcio in bocca e lui dice: ma qui dice il più pulito c'ha la rogna, dice, te credo, capito? E questo qui riguarda anche certi signori come i cosiddetti magistrati, che oggi pretendono di fare chissà che, e Cantone Emilio D'Amelio, tutti assieme appassionati. Pignatone, Pignantesta, tutti insieme appassionatamente. Allora adesso Orazio leggerà il testo della denuncia e poi faremo alcuni commenti in merito, perché i commenti sono necessari. Sì. Segui. Allora, questa è l'integrazione alla querela presentata il 24 maggio, che abbiamo presentato stamattina. E abbiamo assunto come nostre alcune considerazioni che faceva un noto editorialista, che ovviamente non citiamo per ragioni di riservatezza, non tanto per problemi di ordine di rispetto della privacy o quant'altro, ma il quale aveva fatto tutta una serie di considerazioni del tutto campate profondamente nel terreno, nella logica, e quindi ecco, l'abbiamo un po' modificato, ma comunque abbiamo fatto nostri suoi principi. E quindi ecco, l'oggetto della querela presentato ieri l'altro è l'ambiguo, subdolo, proteiforme e controverso contratto fatto firmare ai candidati delle amministrative, e non solo, perché quel contratto lì è il contratto, da quanto sembrerebbe risultare,
che viene fatto firmare a tutti i candidati a tutte le possibili contese elettorali in giro per l'Europa, non solo in Italia, anche come candidati europei, alle comunali, alle regionali, alle nazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, quando uno viene candidato a una carica politica deve sottoscrivere quel contratto che è, come abbiamo detto, un contratto capestro. Capestro, giugulatorio e sostanzialmente illegale. Illegale e quindi inefficace. Però loro non lo dicono, loro firmano tranquilli perché, come dire, la carota, no, fatta presentare davanti a loro del successo politico, dei soldi, sia pure ridotti rispetto come retribuzione. Ma di possibili carriere poi successive. Possibili anche. Carriere, no, notorietà a livello internazionale e quant'altro. Allora, quindi secondo fatto firmare ai candidati delle amministrative in questo caso, secondo il quale gli eletti al Comune di Roma potranno essere multati per qualunque atto che Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio, il fu oramai Gian Roberto Casaleggio, ma a questo punto occorre appunto precisare che da quanto appare oramai evidente a tutti c'è stato un trapasso di eredità di carattere dinastico. Di eredità dinastica a tutti gli effetti, perché di queste problematiche oramai se ne occupa Davide Casaleggio, che non si sa bene a quale titolo lo dovrebbe fare e subentrare a dirigere un partito politico, il che è semplicemente una ossimoro in termini, no? Non può esserci un SPA che dirige un consiglio direttivo di un partito politico. Chiariamoci bene, cari signori, che qui tutti i nostri deputati sono assolutamente delle ombre, dei fantasmi dietro ai quali ci sono ben altre manovre, però dal punto di vista puramente ufficiale è formale, questa firma non l'hanno mai fatta, semmai fanno firme molto diverse, si abbassano anche le mutande se è per quello. Tant'è vero che noi sappiamo perfettamente... O entrano nelle varie massonerie, esattamente. O entrano nelle varie sette occulte. Esattamente, da cui segretamente ricevono degli ordini ai quali non possono fare a meno di ubbidire, però non c'è un contratto con un ente così privato. Così demenziale, oltre. Esattamente. Ricordiamoci che l'attuale cosiddetto Presidente del Consiglio non è lui, Lui è soltanto una controfigura di un tale... che è l'avvero autentico presidente, che è il vice ministro dell'economia, chiamiamolo vice ministro, che ha ricevuto la cittadinanza italiana solo 5 anni fa, esatto, e pro tempore, ed è cittadino a tutti gli effetti a Tel Aviv, non diciamo israeliano, come il capo della banca centrale brasiliana, che non si capisce perché nomina. Viene nominato un israeliano, sì, che non c'entra assolutamente niente apparentemente con il Brasile, ma tant'è, vabbè. No, io preferirei un alieno, cioè meno stronzo di questa allora, gente qui. Allora, dunque, secondo il quale contratto, gli eletti al Comune di Roma potranno essere multati per qualunque atto che Beppe Grillo, Gian Roberto Casaleggio o Davide Casaleggio, chi sia per lui, si presume riterranno lesivo dell'immagine del Movimento. Ulteriore clausola vuole sempre che per volere di Casaleggio e Grillo gli eletti saranno anche obbligati a dimettersi e altre incombenze di vario genere che poi andremo a, attenzione, a esaminare. Per volere non dell'ente del consiglio superiore del consiglio del direttivo o dell'ufficio etico del partito, ma dei signori Grillo e Casaleggio Junior, quello si chiama Casaleggio Junior oppure Casaleggio 2, è una dinastia, ricordiamocelo bene. Il contratto precisa anche che, parola per parola, le proposte di atti di alta amministrazione, le questioni giuridicamente complesse, verranno preventivamente sottoposte a parere tecnico e legale a cura dello staff coordinato dai garanti del Movimento 5 Stelle. Allora, oggi, cioè no, ieri, dopo la nostra querela, è uscita fuori l'agenzia stampa in cui la signora Raggi dichiarava i nomi e cognomi di questi garanti del Movimento 5 Stelle, che erano la Lombardo, la Roberta, la Taverna, eccetera, eccetera. In soldoni, gli eletti del Movimento non potranno quindi, detta in chiare lettere,
in soldoni, gli eletti del movimento non potranno prendere decisioni rilevanti riguardo all'amministrazione comunale qualora gli atti non venissero prima approvati da Grillo e Casaleggio, che hanno facoltà di nominare del tutto autonomamente lo staff di comunicazione del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ed eventualmente anche quello del sindaco, in quanto poi vediamo quello che hanno tentato di diciamo in qualche modo contrabbandare o giustificare, in realtà non è giustificato affatto, poi lo vediamo dopo. In estrema sintesi, Erazio è quanto mai inquietante e terrificante che eventuali sindaco e consiglieri eletti pubblicamente e politicamente sotto l'egida della libertà democratica elettiva garantita dalla Costituzione e quindi come tali soggetti soltanto ai cittadini elettori o ai cittadini manco elettori ma semplici e soltanto cittadini elettori. Attenzione, bisogna cittadini. Chiarire possano essere, possano essere liquidati, addirittura liquidati secondo un atto privato per di più demenziale e contralegge. Allora, ricordiamo bene, perché anche queste cose appaiono strane a una popolazione che non capisce un cazzo, diciamo proprio per essere gentili, questi italiani, ricoglioniti, come diceva quel notevole Roberto Gervaso, pecore anarchiche, quella parola più offensiva che ci possa essere per un popolo. Allora, il deputato, a norma delle vigenti costituzioni, rappresenta singolarmente la totalità del popolo, non rappresenta dei cittadini elettori e addirittura anche dei della totalità del popolo. E lì, per questa ragione, non è che rappresenta soltanto, poi fa la sua parte, ma nel momento in cui viene eletto, lui rappresenta sia pure da elezioni, diciamo così, partigiane, di parte, ma viene eletto in quanto rappresentante delle istituzioni, interamente di tutto il popolo, quindi deve e dovrebbe essere rappresentante delle istituzioni repubblicane, rappresentante a tutti gli effetti con un vincolo di mandato costrittivo. Qui siamo di fronte a un mandato di rappresentanza. Esatto. Allora, questa è la follia, un mandato di rappresentanza di una ditta privata. Risponde a tutto il popolo, non a una società per azioni. Questo è il quanto. Fatto più sconvolgente di tutti è che lo staff che avrebbe potere di vita e di morte, politica ovviamente, risulta ancora misterioso, sconosciuto, anonimo, al contrario di quanto prevedono varie leggi a tutela della trasparenza degli atti e delle decisioni degli enti e dei personaggi pubblici ed amministrativi. Anche se si accenna vagamente alla presenza di un mini direttorio che poi vediamo come è composto, composto appunto da parlamentari, europarlamentari e consiglieri della Regione Lazio. A questo proposito, tanto per fare un paragone, Roberto Giachetti, in piena autonomia, l'altro ieri, ha presentato la sua giunta. Virginia Raggi ha comunicato che le scelte per la capitale d'Italia, nella remota ipotesi che il Movimento 5 Stelle possa guidare Roma, saranno affidate, come da regolamento del movimento ed evidentemente come da contratto con la Casaleggio e Company, ad uno staff composto da 4 persone, di cui nel momento in cui si esaminava la questione non si sapeva, ma poi si sono sapute, ma non cambia assolutamente niente, ad uno staff composto da 4 persone di cui non è dato conoscere l'identità e con Roma e l'eventuale giunta nulla potrebbero avere a che fare. Questa è l'idea di governo inossidabilmente, ascoltate, democratica, partecipativa e diretta, che è stato uno dei motivi della nascita e del programma per cui poi è nato il Movimento 5 Stelle, cioè la partecipazione di uno vale uno. Oh cazzo, ma chi è quell'uno che vale uno? Bisogna vedere chi è quell'uno che vale uno e se gli altri valgono zero o un coefficiente da 0 a 1 in infinite gradazioni di quantiche, oppure è uno vale uno ed è solo quell'uno vale uno e basta.
E poi non sappiamo ancora bene chi sono gli altri membri di questa società per azioni, cari signori. Oltretutto. Noi sappiamo, conosciamo solo un nome. No. Casaleggio II. No. I nomi della società di Casaleggio e associati si conoscono. Beh, appunto, quello citali, no. Citali. Eh? Citali, visto che... Ma adesso non me li ricordo, ma io ce l'ho in documentazione. Allora, ci sono. Se questi deputati devono rispondere alla Casaleggio, devono rispondere a tutti gli altri azionisti, ricordiamocelo bene. Anche, oltretutto. Oltretutto. Allora, non agli azionisti, ma all'impresa privata. Esattamente. Al reddito e al profitto dell'impresa privata. Esattamente. Come ho detto, essendo mandatari, essendo agenti mandatari, rappresentanti della Casaleggio S.p.A., perché quel contratto lì è un contratto di rappresentanza. Certamente. Perché se tu non fai quello che dico io, articolo 1762 e successivi, io ti licenzo e ti mando a fanculo, esattamente come è stato fatto in questo contratto. Esattamente. Né più né meno un mandato di rappresentanza. E la ti mando a fanculo, poi non solo, ti faccio ma non di rappresentanza degli eletti. 59.000 euro no, di penale. Ma non rappresentanza degli eletti, cioè degli elettori, che sarebbe assolutamente pura e logica e doverosa sequenzialità. Il problema è che qui si risponde non all'elettore, ma a una società SPA che non si sa che cazzo di interesse ci abbia di valore legale in una contesa che interessa le istituzioni e il Parlamento e le candidature e i cittadini che eleggono questi candidati. Cioè questo è un interporsi in mezzo che è del tutto fallace, incostituzionale, illegale, illegittimo, eccetera. Andiamo avanti. Quindi questa è l'idea di governo inossidabilmente democratica, partecipativa e diretta, che dell'uno vale uno, che diceva il Movimento 5 Stelle, che a questo punto non lo so quale altra smentita e sputtanata deve avere per andarsene con le pive nel sacco, no? Certamente. Oh, il punto 2, punto 1, oltre a questa diciamo considerazione preliminare, ma che oltretutto molto presumibilmente questo governo occulto o semi-occulto, che vogliamo dire, della Casaleggio... No, attenzione, è il meno occulto di tutti gli altri, perché gli altri di tutti gli altri partiti però, sono molto più occulti. Certo, però è illegale, comunque. È illegale, quindi molto presumibilmente insediato a Milano. Ora mi deve spiegare qualcuno come cazzo è che qualcuno che sta a Milano deve prendere decisioni per Roma. Oltretutto. No, nella sede di una società privata che, se la Raggi dovesse vincere, deciderà da Milano le sorti di 4 milioni e mezzo di cittadini romani. Ma dove... L'hanno già fatto con Roma metropolitani, vediamoci bene, certo. Che hanno creato Roma metropolitana contro la Costituzione, e l'hanno fatto loro, l'hanno fatto quelli del PD, che a tutt'oggi siamo ancora qui a dipendere da decisioni assolutamente incostituzionali. Ma questo non cambia il discorso che riguarda la nostra denuncia, perché la nascita irregolare e anticostituzionale della città metropolitana di Roma è stata da noi denunciata in tutte varie le sedi, in tutte abbiamo trovato omertà, assolutamente. No, ci volevano chiedere pure i soldi. Ci volevano pure chiedere i soldi, oltre due. Abbiamo denunciato il presidente del Tribunale del TAR del Lazio. Esattamente. Così tanto per la cronaca. Pezzente. E se lo incontro per strada lo gonfio come una zampogna. Esattamente. Avvisato, uomo pezzente. Avvisato. Quindi Roma, la domanda che ci facciamo noi, non meriterebbe, visto che è caput mundi fino a prova contraria, beh, no? Caput mundi per i preti, ma anche, che sono i più grandi corruttori, i più grandi corrotti del mondo, anche caput mundi dell'impero e poi di tutto il resto. Ma magari ci fosse ancora l'impero. Allora, Roma non meriterebbe di ottenere un sindaco di Roma, come dice la Costituzione all'articolo 67, libero da vincoli di qualunque natura e soggetto soltanto al mandato dei cittadini elettori, come previsto dalla Costituzione, articolo 67 e 97 e tutti gli altri che abbiamo elencato ieri, e soprattutto i cittadini elettori di Roma Capitale non meriterebbero di conoscere doverosamente e preventivamente al voto la composizione di questa macro, diciamo, così,
diabolica macchinazione. No, diabolica macchinazione. No, aspetta, non è mi viene. È una macchinazione, oh. Di chimerica, ecco, chimerica giunta della Raggi. Cioè, vogliamo sapere chi cazzo è quello che va a collaborare con la Raggi per sapere se è capace, se è competente, se è un professionista, se è un professore, se è un avvocato, se è un contadino, che con, se con è un funzionario delle banche, con la ditta lì di Cagliostro, se è un altro funzionario di banca, un altro dirigente di banca, come oramai abbiamo scoperto essere nel consiglio d'amministrazione di Union Camere, sono tutti mandatari di banche o funzionari diretti, grandi funzionari o dirigenti di banche. È mai possibile che ogni ganglio dell'economia, ogni ganglio delle istituzioni sia occupato abusivamente da questa banda di, più o meno, magari apparentemente legalmente, no? Ma è mai possibile che con 60 milioni di cittadini di tutte le estrazioni sociali, lavorative, professionali, cazzo, nei punti chiave ci sono solo banchieri oramai. Ecco, l'ho detta, non seguirò oltre. Banchieri e bancari, ricordiamocelo bene. No, aspetta, no, seguiamo ancora invece. Allora, c'è stato poi un ampliamento di informazione e alcuni quotidiani sono usciti con delle notizie. E a questo punto, sottolineando che rimane oscura, recondita, sconosciuta la composizione della giunta facente capo alla signora Virginia Raggi, vediamo che sono i membri dello staff più volte citato nel contratto, a dire della Raggi però, perché nel contratto questi nomi non esistono. E quindi lo ha detto, non è che sta scritto in un documento che comprova la realtà dei fatti o in una attestazione ufficiale costituente notificato la richiesta di elezione al popolo del ruolo del sindaco di Roma in un atto notorio e quindi pubblico, no? Che sia oggettivamente confutabile o contestabile giuridicamente, eh? E la signora dice che sono emersi appunto i personaggi solo il 24, cioè l'altro ieri, giorno in cui noi abbiamo depositato la denuncia di cui si tratta adesso. Ecco l'affermazione della signora Virginia Raggi. Il codice etico del movimento, cioè quel contratto che lei chiama codice etico, ma quello è un contratto e si chiama contratto o negozio giuridico e non codice etico, e visto che lei è laureata in giurisprudenza, dovrebbe, queste cose qui le dovrebbe sapere. Anche, come dice lei, aver partecipato a un corso di anche dottorato. Anche di dottorato di ricerca, quindi dovrebbe essere particolarmente edotta, esatto, sui termini da adottare e sulle funzionalità dei termini e sulle specificità dei termini e sulle motivazioni dei termini e sulle ragioni dei termini. Vabbè, andiamo avanti. Quindi il codice etico, come chiama lei, del Movimento 5 Stelle sottoscritto dai candidati a Roma, prevede che in caso di elezione a sindaco mi debba coordinare con la giunta e per le questioni giuridicamente complesse con il supporto di uno staff coordinato dai garanti del movimento. I membri di questo staff, di cui tutti finora hanno parlato a sproposito, sono i parlamentari, gli europarlamentari e i consiglieri della Regione Lazio con cui da sempre ci coordiniamo, e cioè Roberta Lombardi, portavoce alla Camera, Paola Taverna, portavoce al Senato, Fabio Massimo Castaldo, portavoce al Parlamento Europeo, Gianluca Verilli, portavoce del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale del Lazio. Lo scrive su Facebook Virginia Raggi, ma su Facebook non fa testo, non fa documento, esatto. Non è un documento, esatto. Primo, perché non è un documento attestato da un governo italiano o da, esatto, o da un funzionario del governo italiano, o da un notaio appartenente all'ordine degli avvocati italiano. Siccome Facebook è locato, quello come degli avvocati non è un ordine, noi la legge la conosciamo molto bene, e quella degli notai non è un ordine. Vabbè, diciamo cassa allora. Gli avvocati, i notai fanno parte dell'ordine degli avvocati, con una sottordine a parte, va bene. Allora, quello che, oddio, mi è sfuggito, stavo dicendo un'altra cosa. No, stavo dicendo che non era, che è quello che è scritto su Facebook. Ah, ecco, è Facebook, assolutamente ipotizzabile. Facebook è locato come server, mi sembra, in Pennsylvania, dove esiste il common law e la civil law. Non esiste il diritto romano. Quindi la signora Raggi, quando fa un'affermazione
postata su un post che viene gestito da un server locato in Pennsylvania o dove sia in un paese anglosassone, non è affidabile nel diritto romano, non è assolutamente inseribile, perché fa parte di un altro diritto. E spiega. Ma poi è privato, è un ente, io posso scrivere quello che voglio su Facebook. Oltretutto. A parte che mi guardano, a parte che se dico qualcosa che non piace ai signori mi cancellano, però è altrettanto vero che è privato. Allora, cari amici, allora, spiega, cerchiamo di capire. La signora Virginia Raggi segue e dice, Roma, spiega, ha bisogno di tutti i livelli istituzionali per essere governata al meglio. Oh cacchio! Al peggio vorrei dire. Questo staff, unico nel suo genere, oddio, certo, sarà una risorsa del Movimento 5 Stelle che farà la differenza e ci sottoporrà... Sono tutti firmatari dello stesso contratto, ovviamente, no? E certo, e ci metterà nelle condizioni di superare le difficoltà gestionali e burocratiche a cui la mala politica ci ha sottoposto per decenni. Tutti insieme, cittadini, attivisti... Appassionatamente. Aspetta, tutti insieme, cittadini, attivisti, portavoce e staff uniti per cambiare Roma. La decisione di presentare i membri dello staff arriva dopo l'intervista rilasciata al giornalista Alessandro Giglioli sull'Espresso, nella quale si parla dello staff di Grillo e dello staff in questione. Allora, qui sarebbe da fare una considerazione, ma la faccio dopo. Nell'intervista a proposito di questo staff, la Raggi precisava che si parlava di uno studio legale o di avvocati chiamati a dare un parere tecnico. È evidente che rispetto alla risposta e all'intervista rilasciata dalla Raggi, in cui la Raggi affermava addirittura se me lo chiedesse Grillo mi dimetterei, deve essere cambiato. Ah, se te lo chiede Grillo, non se te lo chiede il popolo. Allora, Grillo, no, questa è un'affermazione di una gravità assoluta. Cioè, lei ha dichiarato che si dimette di fronte a un testa di cazzo, quando lei ha tutti i diritti invece di far valere le sue ragioni, non solo di fronte a un testa di cazzo come Grillo, ma di fronte alla magistratura. Lei è nell'esercizio delle sue funzioni al di sopra di qualunque altro potere. Non poi, bella cosa, sì. Poi risponde pure alla magistratura se fa qualcosa di illegale, ma intanto entra in vigore quello che lei dice, salvo poi la Corte Costituzionale o qualunque altro tribunale che si possa adire per confutare la decisione presa dal sindaco, venga poi fatta valere. Ma se non viene fatta valere, vale quello che dice il sindaco. Quindi il sindaco ha parola inappellabile, se non a quella di una sentenza del giudice. Non è un certo signor Grillo, e non si sa chi cazzo sia e a quale titolo parla, o il signor Casaleggio o chi per lui, che abbia parola in merito. Non può a fare un'affermazione del genere, perché è di una volgarità concettuale del diritto che è assolutamente impensabile, improponibile in qualunque veste lo si voglia fare. Figuriamoci poi nella veste di un candidato futuro sindaco. Ho detto tutto. Allora, io voglio concludere. Allora, noi sappiamo esattamente qual è l'attività lavorativa che questa signora candidata a sindaco di Roma ha svolto per conto di una nota noto studio legale. Molto noto studio legale, che vale molto di più, diciamo, sarà uno studio legale di paraculi, ma vale molto di più di tanti altri. Esatto. Allora, diciamo bene, poi è stato messo in mezzo, giustamente, perché si era un po' spostato, insomma, da un certo binario, ma comunque va bene. E siccome noi, come i nostri amici lo sanno, stiamo spesso in causa, e quindi ci troviamo molto spesso nelle aule giudiziarie, abbiamo spesso a che fare con queste giovani neolaureate. Promesse? No, tutt'altro che promesse. Queste giovani neolaureate... Che si danno al migliore offerente. Sì. O che la danno. No, magari. Allora, che per conto appunto... C'è gente che si laurea con questo sistema. No, ma ne conosciamo tante. È vero, predecessora della candidata sindaco, punto interrogativo, sappiamo tutto. Allora, sappiamo anche di certi regali elargiti, magari degli appartamenti. Allora, ma anche a me mi hanno offerto tre lauree. Sì. Nel corso degli anni, che io dicevo, ma lei è preparato, signor Fagnani, perché non è dottore? Perché non mi va. Allora, non mi interessa essere dottore. Allora, noi che incontriamo spesso queste brave ragazze,
restiamo sempre stupiti dalla poca attitudine legislativa delle ragazze stesse, le quali si presentano appunto per conto voi di uno studio, già per conto di alcuni studi legali che sono spesso studi legali di società, di ricatti, di recupero crediti, di acquisti forzosi e forzati. Anche, anche la signora Raggi, ricordiamolo, è stata amministratore o amministratore delegato, non mi ricordo più, di una società che faceva capo a persone vicine ad Alemanno, tanto per dare un'idea. Esatto. Che si occupavano proprio di recupero crediti, il che onestamente non le fa molto credito. No, è onore. No, veramente no. In un contesto del genere, io un sindaco che ha fatto amministratore delegato, pure se per solo un anno, come dice lei, o anche solo un giorno, non cambia assolutamente niente, io già solo per quello una persona del genere non la voterei mai, perché vuol dire che ammette lo strozzinaggio in atto attualmente. E lo condivide e lo partecipa. Ricordiamoci bene che queste società di recupero crediti sono doppiamente strozzine, perché non solo si aggregano e vanno a diventare elemento di punta di una banca che è strozzina per conto suo, ma avendo acquistato il cosiddetto e presunto credito della banca a una cifra che è irrisoria, sì, perché, vanno a chiedere al malcapitato la stessa cifra teoricamente. Allora, presentata dalla banca. Bisogna spiegare come funzionano queste cose. Non lo sanno. Diciamo, quando il credito diventa inesigibile e per la banca diventa troppo oneroso il recupero del credito, attraverso una serie di marchingegni internazionali, che non sto a spiegare, resi possibili dalla legge 130 del 1999, a nome D'Alema, Amato, Prodi, Berlusconi, eccetera, eccetera. Addirittura, se mi ricordo, anche Ciampi ci ha messo mano a questa legge. Ci stanno tutti lì. È possibile, attraverso una serie di procedure, dire truffaldine e dire poco, praticamente permettere a delle società basate appunto in Pennsylvania o nel Wisconsin piuttosto che in Alabama, fare l'azione di recupero del credito da un tribunale sito per esempio in Alabama come in Bangladesh o nelle Filippine e condannare senza che il cittadino lo sappia, senza che il cittadino gli venga notificato, esatto, nulla, che c'è un processo in corso a suo carico, e lui si ritrova condannato a dover pagare a questa società di factoring, che in realtà poi è una società emanazione della banca viene creata fittiziamente questa società con sede in Alabama piuttosto che in Connecticut, e che cosa succede? Che il cittadino viene perseguito, ma attraverso una serie di escamotage che non sto a dire, dove la banca guadagna almeno 20 volte il credito che era diciamo inesigibile inizialmente, e questa azione di recupero del credito viene fatta dalla società che acquista il factoring a un prezzo che vale più o meno dal 4 al 10% del prezzo del valore iniziale. Quindi loro un credito per esempio in evaso di 100.000 euro lo pagano 4, 5, 10.000 euro al massimo. Quindi quando poi vanno dal cittadino, recuperano il credito una volta su 10, loro comunque hanno guadagnato. E perché chiedono 100. Perché quello che poi è costretto a pagare, perché ha ovviamente da perdere, incastrato in maniera delinquenziale da tipo Al Capone, insomma, Capone è una persona onesta, tant'è vero che l'hanno messo in galera per evasione fiscale. Chiariamo bene le cose, credo. Allora, questi sono degli assassini. Questi signori che cosa fanno? Fanno questa operazione di stalking, di mobbing, di tutte queste cose qua, ti rompono le palle nel posto di lavoro, ti telefonano a casa alle 11 di sera, ti mettono il terrore addosso e tu sei costretto a pagare. Ecco, questi signori fanno questa operazione qua.
Quindi quando la signora Raggi mi dice e mi fa sapere, o anzi non mi ha fatto sapere, ma noi l'abbiamo indagato, l'abbiamo saputo, che ha fatto l'amministratore o amministratore delegato di questa società per un anno, a me una persona del genere mi dà fastidio, proprio è incompatibile con la mia persona, è incompatibile col mio modo di essere. Ecco, persone del genere, in particolare dopo che ho raccontato questa storia qui, ma in particolare in questo contesto drammatico di recessione economica in cui la gente perde il posto di lavoro, perde la capacità di spesa, perde un'entrata sicura che permetteva di pagare il mutuo, di pagare i debiti, di pagare le varie necessità della famiglia, e non è colpevole di niente perché è rimasta doppiamente incastrato in questo progetto delinquenziale, perché la crisi economica è indotta dalle banche, ricordiamocelo sempre. Quindi se uno perde il posto di lavoro è a causa della banca, quindi da una parte la banca ti fa perdere il posto di lavoro in modo che tu non paghi più il mutuo, in modo che ti sottrai la casa. Questo è il senso ridottissimo del circuito logico attraverso cui operano questi signori, e in un circuito così infame io, una persona che partecipa a questo circuito, non la voterei mai sotto tortura. Allora, due cose per concludere questo intervento: sono due definizioni datate, una è del 1910 e l'altra, una è del 6 agosto 1910, l'altra è del 17 settembre 1910, più di 100 anni fa. La prima è questa: sotto il caldo sole italiano, gli aranci, le istituzioni, i partiti nascono, crescono, maturano e imputridiscono con una vertiginosa celerità. Beh, era il periodo dei Crispi, dei Giolitti, i governi duravano 30 giorni, sì, eh? Sì, ma comunque, te lo ricordi? Quella dei partiti politici è bella, questa, cioè, ma anche i governi che duravano 10 certo. giorni, 20 allora, giorni, era un ribollire proprio. Allora, i partiti nascono, perché adesso no? Crescono, non è cambiato un cazzo, maturano. Anche loro erano sotto l'assalto delle banche della Lipsi di Londra, che poi è sfociato, che rivoleva i soldi che gli aveva prestato ai Savoia. Che in parte gli erano restituiti con le ruberie che hanno fatto al sud, no? Certo. Allora, i partiti nascono, crescono, maturano e imputridiscono con una vertiginosa eredità. Con una vertiginosa celerità, scusate, ho sbagliato. Vedete il sindacalismo, attenzione che c'erano delle pertinenze qui eccezionali. Sorse in un 100, buon momento. 110 anni fa, eh? Allora, sorse in un buon momento, scrisse qualche bella pagina nella storia delle agitazioni proletarie, pareva dovesse rinvigorire il movimento il nome? Operaio. Il nome? Eh? Il nome? Di quel... No, il sindacalismo in generale. Ah, in generale. Ora è già vecchio. Oh, siamo nel 1910. Adesso l'ex sindacalista che fa parte del governo. Specifichiamo che i sindacati sono nati attorno al 1875. Esattamente. Quindi avevano solo 35 sì, anni. Erano già obsoleti dopo 35 senti, anni. Senti, questa è la cosa, il pezzo più bello è questo qui, che mi ricorda, cioè quell'odioso personaggio che fa attualmente il ministro del lavoro, che c'è una persona odiosa, falsa, pretesca, cardinalizia, curialesca, è proprio questo. Dopo 5 anni il sindacalismo italiano cammina con le pantofole, è diventato elettorale. E adesso veniamo a una definizione di Roma che è molto pertinente. Roma, città parassitaria di affitta camere, di lustra scarpe, puttane, di prostitute, di preti e di burocrati. Roma, città senza proletariato degno di questo nome. Vero. Non è il centro della vita politica nazionale, ma il centro e il focolare dell'infezione della vita politica nazionale. Due frasi di Benito Mussolini, 1910, e con questo chiudiamo. Viva Benito! È stato quello che è stato, ma sicuramente c'aveva una bella mente. Beh, certamente. Aveva capito tutto. Sempre so long. Sempre, sempre. Sempre laudetur il gran Dio Priapus. Priapus, sempre. Adesso ce ne andiamo perché sennò è tardi. Funge, eh?